Riccardo. Ciao Fabio. Ciao, che è reduce dalla partecipazione alla Zanzara. Io direi di ascoltarla, adesso magari ci dilunghiamo un po' di più e poi magari la commentiamo a caldo, va bene? Vai, vai. Parenzo è un free box, io lo chiamerei così. Ha creato un suo blog, un suo programma che si chiama 100 giorni da Leoni, dove passano diverse persone, che ha un'idea sulla pandemia, ripeto, che farà, non dico incazzare, insomma, è abituato Parenzo a sentire tante cose, però secondo lui questa pandemia non è molto convinto. Si chiama Riccardo Rocchesso. Buonasera, signor Rocchesso, buonasera. Ma chi è? Mi, ciao, Giuseppe. Mi sente, Rocchesso? Mi sento bene, mi sento bene. Allora, voglio capire da te una ma cosa. Ma chi è questo Quisque de Populo? Ma che è Quisque de Populo? È un blogger? Chi è questo Quisque de Populo? Che vuol dire Quisque allora, de chiamo Popolo? Anch'io il mio... Chiamo il mio pizzicagnolo sotto casa e dico: scusa, qual è il suo parere sulla pandemia? Vabbè, beh, certo, è autorevole questo... uguale. Ma perché non lo quello capito. Che mi vende il salmone è più autorevole. Quello che mi vende il salmone affumicato, magari avrà un blog. Anche il mio pizzicagnolo, bravissimo. Lo sappiamo sì, tutti. Sì, può essere, io non dico niente. Ma infatti, preferisci tu, Parenzo? Sarà autorevole scozzese rosso. Scozzese rosso. Allora, secondo Rocchesso, la pandemia è una pandemia scozzese mediatica, rosso. Giusto? Una pandemia mediatica. Vabbè, domani ti porto il mio tabaccaio. Che sì, portami il tabaccaio, dai, ma è bellissimo. Sono come... Scusi, lei cosa pensa? Lei, il signor tabaccaio, ha un'opinione anche lui, che vale quanto quella di questo qui, che non ha niente, non è né un esperto, nulla, zero. E chi ha detto? Un blogger. Ma non ho capito. Vabbè. Allora qual è il problema? Sentiamo non il blogger. Sentiamo il blogger. Perché il blogger la pandemia che ci dice è mediatica? Lui, perché la pandemia, pandemia è mediatica? Allora, ecco il blogger. Voi... Dimmi. Ai dati. Ti hanno detto che il 5% della popolazione ha avuto il Covid. Ok, Parenzo, sei bravo in matematica. Sì, dai. I dati. Di cui lo 0,5% ha richiesto l'ospedalizzazione. E allora? Ok, quindi lo 0,5%, il 5% di ospedalizzazione. Di questo 0,5%, il 99% sarà già gravi malattie pretese e sono anziani principalmente. Sì, dunque... Quindi, però, noi il 100% di noi subiamo lockdown. Ok. Dunque, secondo te la pandemia in realtà non esiste ed è una roba mediatica? Ma non è che non esiste, la pandemia c'è stata, ci sono stati dei morti, ci sono state delle cure, però non capisco perché spendiamo dei soldi per i tamponi e non per potenziare gli ospedali se c'è una pandemia, no? Sì, ma perché parli di pandemia mediatica? Spiegami. Pandemia mediatica perché probabilmente stanno cavalcando quest'onda, perché ok, cosa? Per fare altre cose, perché? Per fare altre cose, dei cambiamenti nella società che devono tipo? Fare probabilmente da tipo? Ma il tipo probabilmente portare una nuova tipologia di società, probabilmente a eliminare alcune mansioni, probabilmente a resettare alcune parti del mondo, creare una nuova grande reset. E i vaccini a che servono? Se tu non lo farai il vaccino, ovviamente pensi che sia una schifezza? Ma una il vaccino, guarda, io dico, i miei nonni ce lo sono fatto, mi dispiace moltissimo per loro, perché ora uno è a 99 e l'altro è a 92. Ah, ti dispiace che sì, l'abbiano fatto? Sì, ma che l'hanno fatto. Guarda, purtroppo ho capito bene che anche se uno mangia bene non prodotti ragiona bene, perché guardano la televisione, sono rincoglioniti, sono fatti il vaccino. Io finché posso ma si può mettere in onda l'opinione di uno così? Ma voglio dire, ma si esatto. può purtroppo mettere in onda l'opinione e farlo passare parente, come uno che ha delle cose da dire? Ma io voglio dire, ma neanche al circo i miei uno nonni così rincoglioniti dalla televisione, esatto. I miei ma nonni tu cioè, al circo, questo è il blogger, però, quello che viene presentato come un blogger. Ma chi esatto, cazzo è il blogger che dice dai, che i nonni di 90 allora anni bene, non dai. Si devono fare il vaccino? Sei un povero ciarlatano! Sei un povero ciarlatano! Il blogger ancora vivi, ancora vivi. Ma li volevi uccidere per ereditare il giardino tu, altro che blogger, e li avresti seppelliti in giardino anni, per mangiarti le zucchine forte, che ti devono tirare dalla testa a te. Il blogger lo presenta così. Abbiamo qui ospite un blogger che ha un'opinione un blogger, su... Un ma vaffanculo okay. Cruciani, esatto, vaffanculo il blogger. Ma chi è sta gente qua? Chi è? Chi è? Chi è? Oh, beh, questo ti querela. Questo ti querela. La raccomandazione per i vaccini ti querela. Stai attento, Rocchesso. La raccomandazione per i vaccini ti querela. Vabbè, non è un problema. Ne ho già fatto. Allora, voglio capire una sei cosa. Sei talmente però, come totalmente fai a dire, inutile come fai che a dire quello che hai detto.
uno che vuole uccidere i nonni dice, ma guarda che è incredibile. Ma come voglio uccidere i nonni? L'ha presentato come un ospite. Un ospite. Allora, guarda che l'ha presentato un ospite. Abbiamo qui un blogger. Ma cos'è un blogger? Che cazzo è un blogger? È un coglione che prende una pagina su e scrive. Benissimo, ma nessuno ti vieta di scrivere. Scrivi quello che ti pare. Ma non sei niente, sei il nulla. Il nulla di un blogger. Il nulla. Il nulla. Il nulla. Zero. Anzi, il mio, ma io, ma io per quel poco che conta, sono un giornalista professionista, sbaglio come tutti, dico alle volte, sì, scusami. Beh, lo so, scusa, anche tu crearlo da zero. Creati tu da zero, che ti noto. No, aspetta un secondo. No, no, torna indietro. Rewind. Aspetta, aspetta, rewind. Fermo. 19:52. Rewind. Cosa hai detto? Puoi ripetere, viste le raccomandazioni? In televisione. In televisione, no, non ho sentito. In TV. Tu sì, no, io non no. lo so, io aspetta, aspetta, aspetta. Italiani, tu anche, aspetta, torna indietro, con calma, scandisci, dillo bene senza che io ti interrompa. Tu hai detto, perché voglio che si senta bene, tu hai detto che io avrei delle... raccomandazioni in televisione, vabbè. Dai. No, fallo dire a lui, fallo dire a lui. Io avrei delle... dillo, sei un blogger, l'opinione, libertà di opinione e libertà di querela. No, no, ripetilo, ripetilo, io avrei delle... per andare in televisione avrei delle... Vabbè, ma che cazzo ti frega, Davide? Adesso non restiamo su questo. Dai. Faglielo dire, faglielo non dire. Non ti querela, non ti querela. Faglielo non ti querela, dire, perché così gli portiamo via anche l'orto della nonna. Gli porto via pure l'orto della nonna questo. Pure l'orto della nonna. Io non ho capito, perché ti sei pentito? Così vediamo. Perché ti sei pentito? E perché pensi che i tuoi nonni siano rincoglioniti dalla televisione e dunque sono fatti il vaccino purtroppo? Uno a 99, un altro a 92. Lo spiego, il mio nonno ha lavorato nella zona industriale di Marghera, ok? Quella zona industriale ci sta. Non so che mortalità tra i dipendenti, mio nonno ha sopravvissuto a quello. Alla sì, però 99, però, amico è arrivato mio. A 99 anni, ok, si è comprato una macchina nuova, ti faccio un esempio, Giuseppe, l'anno scorso, ok, e è sempre stato sano e va a rischiare, secondo me, inutilmente. Ma perché okay, rischiare? Una roulette russa col vaccino, Giuseppe, perché? Perché la Norvegia, per esempio, l'ha sospeso in quanto i danni provocati roulette russa, caro Parenzo, una roulette russa, una roulette russa, capito Parenzo? Una anche troppo. Scusami, io ho sentito anche i troppo di un ospite che hai presentato in modo vergognoso. Questo è un farmaco. Cosa? Questo è un farmaco, non è un vaccino, ok? È un farmaco, perché il farmaco continuativamente cosa l'ha detto Draghi, ha detto Borla, ok, di Pfizer, non può farci solo continuazione questo vaccino, devi farne tre, puoi fare richiamo, poi un altro richiamo, un altro richiamo. Un vaccino a casa mia te lo fai una volta e sei a posto, no? L'antitetanico, fai un richiamo dopo 20 anni. No, questo no, devi farlo ogni 6 mesi, Parenzo. Sei contento tu di andare ogni 6 mesi dal medico a farti il vaccino? Cioè, secondo te, ma che cosa vogliono fare con i vaccini? Che cosa vogliono fare con i vaccini? L'ho chiesto, cosa vogliono fare? Ma non lo so cosa vogliono fare. Non so, creare malati, creare malati. Ma probabilmente anche sì. Cioè creare nuovi malati. O creare comunque, creare secondo malati. Me, dico una cosa, secondo me è far capire chi comanda sul tuo corpo il vaccino. Far capire la sottomissione che noi abbiamo con lo Stato. Cominciamo con i vaccini. Cioè sappiamo, tu dici ci vogliono i vaccini sono una forma di sottomissione. Ma come l'ha chiamata in guerra, Cruciani? Cioè come l'ha chiamata in guerra? Cioè che ha chiamato? Cioè non vogliono le persone. Non vogliono le persone sane, dici? Le persone sane perché? Ma non le che non vogliono le persone sane. Probabilmente una nuova generazione di società che loro prevedono. Ma loro chi? Dobbiamo essere tutti vaccinati. Ma loro chi? Non so chi. Che ma uno dice loro, che cazzo ne so? In testa, loro, in testa un nome, un cognome. Loro chi? Non io, qualcun altro. Qualcuno. Vabbè. Visto che sono tutti organizzati e tutti sullo stesso filone tematico, probabilmente c'è qualcuno che spinge forte. Visto che tutti i partiti politici sono convinti su questo e non ce n'è uno che rappresenti la volontà popolare di non vaccinarsi. Dunque, secondo te, secondo te il vaccino porta o alla morte o a effetti collaterali e sicuramente a malati, a più malati? No, non so se porta alla morte, però l'hanno detto Bill Gates, che ci sono dei ci sono dei morti. Ci sono delle dimostrazioni che bene o male sono persone che si fanno il vaccino e poi hanno dei grossi problemi o addirittura muoiono. Di sicuro, se guardi i dati statistici del coronavirus, adesso non so si muore più col vaccino del In Norvegia hanno sospeso AstraZeneca perché si moriva più con AstraZeneca che di coronavirus. Adesso questo non lo so, Parenzo, di qualcosa non si moriva più con AstraZeneca, non Zeneca, ma non si moriva. Ma chi è? Io però non posso
confronto, ma voglio dire, ma come si, ma perché mi fai incazzare con uno che voleva uccidere il nonno di 100 anni senza fargli fare il vaccino? Perché devo parlare con questo? Sono pagato troppo poco per parlare con uno così, troppo poco. Ma perché? Uno che ti dice che... Ma va così cosa? Chi è? Un blogger? Quale hai preso tu? Ma io appena me lo dai. Io ancora nessuno perché non so. Ma perché piangi? Non ho capito, perché piangi? Ma perché è vergognosa l'operazione che fai di prendere un qualunque. Io ho detto prima inizialmente qui squede popolo perché. Ma in realtà no, è un idiota qualunque. Ciao, ciao amico mio, ciao, ciao. Allora, che te ne pare, diciamo, risentendolo? Ma risentendolo, dai, non è andata male alla fine. Non sapevo cosa potevo aspettarmi, però dai, ho tenuto botta il massimo che ho potuto. Mi dispiace che si sia concentrato il discorso sui miei nonni, poverini, consapevoli di tutto ciò. Però beh, si è attaccato subito a quello, no? Chiaramente. Beh, ovvio, basta. Vabbè, dai, sì. Però comunque, dai, ho visto altre persone finire sotto le loro grinfie, essere massacrate. Non so, dimmi tu Fabio, com'è andata? Non te me lo dico io. Ma nel senso, la, vabbè, Cruciani, diciamo, vabbè, ti ha fatto parlare, no? Nel senso che chiaramente c'è, no, quando parla a fare domande si sente, no, la che gli piace, no? Quella provocazione, no? Quel portare, no? Perché poi sa la reazione ovviamente dell'altro, quindi è chiaro che ti fanno parlare perché sanno bene che, no, che c'è chiaramente Parenzo che in realtà prova a non farti parlare. Non lo so, io mi metto sempre nei panni, magari non di noi che diciamo che chiaramente mastichiamo questi argomenti. Ecco, la persona qualunque, non lo so, ecco, se magari. Guarda, ti faccio un esempio: sì. La persona qualunque, a me non è mai successo che qualcuno mi chiamasse dopo una diretta. Sì. Mi ha chiamata, mi fate, ho appena sentito la radio, grande, grande, grande. Quindi vabbè, dai, insomma, la persona qualunque è la persona qualunque. Ma io diciamo l'unica cosa che ci vedo sicuramente positivo è che ti ha fatto pubblicità. Diciamo che citando il sito, eccetera, mi pare quella la cosa, ecco, che magari no, uno dai, verrà... sono stati onesti, dai, abbastanza onesti. Sì, lui ha provato a, chiaramente, no, che poi è il primo che offende, no, e poi subito, no, chiaramente cerca di farti cadere nella provocazione. Tra l'altro questa cosa di Parenzo, perché già un'altra volta l'avevo visto su YouTube tempo fa, che c'era uno che l'ha accusato, no, di essere raccomandato, perché penso che nel Veneto si sa qualcosa che magari noi non sappiamo, cioè qual è la storia che gira su Parenzo in Veneto. Vabbè, se mi denuncia sappiamo che è vero. Cioè che è raccomandato da qualcuno lì in Veneto? No, non lo so, si è raccomandato, è una macchietta Parenzo al suo perché televisivo e di qua e di là, e sicuramente che poi secondo me non è neanche scusa se cioè semmai è più adatto a un ruolo così, se deve fare quel ruolo più. Ma guarda, cioè in televisione se io non proprio, secondo me non è proprio televisivo, invece sì, in radio un po', è vero. Qui invece, diciamo, in questo ruolo qui che è ritagliato, no, su di lui, che deve fare questo ruolo qui, ecco, qui diciamo che assolve benissimo al ruolo che gli è stato chiesto. Ma sì, ma infatti la Zanzara insomma è perfetta come situazione, ci sono loro due che si fanno per finta un po' la controguerra, però insomma lui è nato così, è perfetto in quella situazione lì. Vederlo in televisione probabilmente si perde, però comunque lui c'è sempre. Che poi sì, non fa mai, no, completare un discorso perché ti parla sopra, quando tu gli dicevi dei numeri, no, quando gli spiegavi, sì. Ma poi allora verrà da te Cruciani? Ma vediamo, non lo so, dopo stasera, però si vuol venire, non sarò come loro, però insomma alla fine Cruciani è stato abbastanza onesto, dai. Sì. Cioè, non so, ecco, che contributo possa dare, diciamo, per la nostra utilità, però... Ci sarà Povia, però a breve, il 26 aprile ci sarà Povia, che tra l'altro presenta il nuovo album Italia Ciao, con la rivisitazione di Bella Ciao. Ecco, un altro tipo che però io non è che voglio, come sai, no, è capitato anche qua che intervenisse qualcuno che appunto sui vaccini la pensa diversamente, però ad esempio Povia all'inizio di questa storia, ma all'inizio, ma anche nei mesi seguenti, aveva fatto 2-3 video in cui, no, prendeva un po' in giro certe teorie, no? Cioè, mi sembra uno che
segue, no, quelle due cose che lui ha capito, no, che ne so, sull'economia, no, eccetera. Se però gli fai vedere, guarda che poi ci sono anche altre cose, così, no, allora lì ti tratta come un altro che ti dice complottista. Ma è un po' quello che fanno anche tutti i partiti politici o movimenti un po' indipendenti che stanno nascendo, cioè si spostano su altre attenzioni. Sai cosa vuoi, un musicista di un certo tipo come lui ha fatto milioni di visualizzazioni e migliaia di dischi venduti, sta ben attento a dire certe cose. Comunque lo scopriremo in diretta, dai, su Cianzone Leoni, vedremo cosa risponderà. Ha detto in questi giorni, no, con la legge di DL Zan, ha detto, io la canzone che secondo me è bellissima, peraltro, Luca era gay, oggi non l'avrei potuta cantare. Ma guarda, su DL Zan ci sono queste mani con questa penna che viene scritto di DL Zan, io penso alle mani dei lavoratori, penne di Calli, a quelle non pensa nessuno, si pensa solo a queste nuove cose futuristiche. Io non mi espongo sulla in materia, perché guarda, non è che voglio di mettermi in argomento, però il fatto che ci sia una movimentazione mediatica tra starlette e tutti quanti con sta DL Zan sulla mano, io penso le mani coi Calli delle persone che lavorano, che sono state abbandonate completamente dai politici e dalle celebrities, come si può dire. Oggi abbiamo Draghi e anche Pregliasco che dicono in modo diverso. Draghi lo dice in inglese alla von der Leyen, questo messaggio che è stato diffuso. Non si sa quando finirà questa pandemia e non sappiamo quando arriverà la prossima che ci colpirà. Pregliasco dice: Israele ha fatto benissimo a comprare già i vaccini per il 2022, perché ovviamente va fatto ogni anno, come dicevi tu, e dice questo virus ormai è e sarà endemico. Quindi una pandemia, ecco, che non, come diceva anche lo stesso Palù, ma anche lui mi sembra che adesso, no, si, chiaramente nel nuovo ruolo, sia rientrato un po' nei ranghi, anche se mi avevano già avvertito quando c'era stata quella famosa intervista in quella TV del Nord, che mi dissero attento a esaltarlo perché lui è un ultravaccinista. Effettivamente no, l'abbiamo poi visto adesso. Quindi dicevo, una pandemia che non finisce. Ma non finirà mai finché la gente continua a mettersi la mascherina, a fare tutto quello che gli viene detto. Cioè, chi è che farebbe mai smettere? Cioè, come, non so, farò un esempio. Io so che è una cosa psicopatica, probabilmente lo sono, però è come avere completamente possesso di un'altra persona e fargli fare tutto quello che vuoi finché questa persona fa quello che vuoi tu, perché dovresti smettere? È ovvio che è una questione psicopatica, ma è quello che sta succedendo. E secondo me gli interessi in gioco sono tantissimi, lo vediamo ogni giorno. Il fatto che ci sia un vaccino ripetuto ti fa capire che entrerà nella sfera umana, quindi bere, respirare, mangiare, vaccinarsi. E cosa vuoi dire? C'è da combattere, ragazzi. Cioè, se noi, io l'ho detto alla zanzara, cioè questo è solo un atto di sottomissione, secondo me, è far capire a tutti chi comanda sul tuo corpo. Lo Stato decide per alcune categorie che saranno oggi, sarà per tutti domani, ma come i bambini del 2017, che dovete essere vaccinati, e come l'hanno chiamato in alle armi, come la vedo io. Volevo infine, oggi si è parlato anche di questo benedetto pass. Oggi il Corriere scriveva che poteva esserci anche una sorta di autocertificazione. Ora si parla invece di questo pass verde, che dura 6 mesi se sei vaccinato, sei guarito, 48 ore se hai fatto il tampone. Quindi sta diventando pian piano sempre più realtà come requisito per muoversi. Ma io non penso che ci arriveranno subito, però farti un esempio, la Pimmuni è stata cancellata un po', sì, di discorsi mediatici. Questa invece è la volontà iniziale, perché insomma, guarda, coronavirus, covid, vuol dire certificate of identification, cioè creare un certificato che è collegato al tuo DNA, meno male, che ti permette poi di identificarti in ogni parte del mondo. La cosa che gli mancava dopo la retina, le dita, le impronte, probabilmente il nostro DNA. Secondo me questa è una volontà che c'è, e non riusciamo a farla subito. Insomma, è una cazzata un po' quello che stanno un po' promuovendo adesso del pass regionale, ne stanno un po' parlando, vedere come agisce le persone, però sicuramente ci arriveremo se non facciamo qualcosa adesso. Grazie a Riccardo, grazie, alla prossima. Grazie a te, Fabio. Buona ciao, serata. A presto, grazie. Ah, comunque su Franceschetti che parla del mostro di Firenze mi ha emozionato, non ho più capito un cazzo. Ah, meno male allora che l'hai sentita dopo la zanzara. E ricordati che i leoni
mangiano le zanzare. Non so se le zanzare poi mordono i leoni. Guarda, sarà una coincidenza. Non ti posso raccontare l'altra coincidenza perché è legata proprio alla storia del mostro di Firenze. Non la posso dire qua. Però c'è stata una coincidenza prima abbastanza particolare. Ma oggi, stamattina, nel mio piccolo, e devo dire anche bruttino giardino, però ho fatto la disinfestazione delle zanzare, questo è vero. Quindi non sapevo, ecco, che era oggi la tua partecipazione, però io ho disinfestato qua. Bene, bene, bene. Guarda, io stanotte ho fatto un sogno, non ti racconto bene i particolari, però mi scappava e non sapevo dove andare a farla. E probabilmente l'ho fatta stasera alle 7:30. Eh beh. E sugli insetti, Fabio, te ne racconto una. Nella mia zona, nel mio paese, sì, ho scoperto che le formiche sono impazzite. A casa mia stanno invadendo, cosa mai vista in anni che sono qua. E tutte le case sono invase da queste formiche che entrano dentro casa, in tutta la zona qui intorno. Cosa che può succedere, ma così pesante non è mai successo. Però non ti parlo di cimici e di altri insetti, perché noi siamo invasi di insetti non ho mai visto in vita nostra. Poi ne parliamo un'altra volta. Va bene. Grazie. Ciao Riccardo. Ciao, 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 ciao.